dall'amico avvocato Fabrizio Di Blasi, che ti presento perché non ti ho presentato stamattina, cioè nessuno ti ha presentato, esperto di etica, già professore di filosofia presso l'Università di Notre Dame negli Stati Uniti, è componente del comitato giuridico scientifico della Società di Medicina, sicuramente il giurista che ha scritto di più in questi 3 anni su tematiche giuridico-sanitarie in ambito pandemico, e posso dire anche tra quelli che sicuramente hanno scritto meglio, senza rischiare di essere. Nella seconda sessione presenteremo il suo libro, che oggi viene presentato in premiere, a parte un piccolo passaggio ieri al congresso di Medici Insegnare che si tiene qui a poca distanza in un altro hotel bolognese. Il libro di Fulvio e della professoressa Jane Adolf si intitola Politica, diritto e adesione in tempo di Covid. Li trovate a disposizione sul tavolo alla nostra sinistra. Lascio la parola a Fulvio Di Blasi. Grazie. Grazie Andrea. E grazie a tutti, intanto anche il relatore di questa mattina, non sono riuscito a farlo da lì, siamo scappati al pranzo, ma è stata una sessione ottima, un ottimo inizio di questo convegno, ed è veramente piacevole ascoltare colleghi e studiosi che approfondiscono su serie questioni che non sottovalutano nessuno dei problemi. È uno degli obiettivi che ci poniamo, proprio quello di fare una buona scienza dopo quella, diciamo, farlocca che ci hanno propinato tutti i mainstream in questi anni. E il tema di questo pomeriggio, la prima sessione in cui avremo come ospiti Don Salvatore Vitiello e il professore, mi hai chiuso ovviamente il re, Antonio Riotto, che è associato di diritto ecclesiastico a Bologna, e Salvatore Vitiello è docente di teologia fondamentale e dogmatica. Il tema è un tema che a me sta particolarmente a cuore, il tema dell'obiezione di coscienza, legato a questi farmaci che appunto si continuano a chiamare vaccini ormai in modo molto fraudolento, ma ecco, è la terminologia in uso, purtroppo per adesso ci dobbiamo adeguare per capirci, ma è un termine estremamente fraudolento, usato anche in modo fraudolento. È un tema che mi sta molto a cuore perché è stato stranamente dico, messo da parte addirittura dalla Chiesa Cattolica. È un tema molto importante che in Italia, l'Italia si è distinta, no, in questi anni di pandemia per l'oscurantismo, per i tentativi di distruzione del sistema democratico. Persino i giornali liberal americani si sono chiesti che tipo di esperimento volevano fare le istituzioni italiane. Questo è stato un articolo eclatante, se non ricordo male, del Wall Street Journal, cioè come dire, ci chiediamo tutti in Italia che tipo di esperimento stanno facendo per comprimere la democrazia e vedere fino a che punto si possa, diciamo, resistere, no? Prima, non so, di una reazione violenta di alcuni settori della popolazione. Cioè storicamente quando si comprimono troppo le libertà fondamentali dell'essere umano c'è una reazione di qualche tipo, quindi mi chiedo che cosa ci fosse dietro, si chiedono, no? Dall'estero mi sono chiesti che cosa ci fosse dietro. Tra questi aspetti c'è quello di avere annullato la stessa tematica giuridica, politica ed etica dell'obiezione di coscienza. Cosa che invece in America è stata fatta. Pensate che in America una delle difficoltà che hanno avuto soprattutto i cattolici che volevano fare obiezione di coscienza a questi farmaci che sono un male morale, cioè diciamolo adesso chiaramente, no? L'uso di questi farmaci, al di là del fatto che corrispondano a una scienza farlocca, lo sappiamo, scientificamente diciamo sono il prodotto ideale per gli utili idioti, no? Della società, questo scusate se lo dico con una certa, diciamo, arroganza da teorico, ma ci ho lavorato troppo, ci ho studiato, dico sempre, qualunque esperto va in televisione a dire che questi sono sicuri ed efficaci, che sono la salvezza contro il Covid, o è totalmente ignorante o non sa leggere nemmeno i documenti base dell'immissione in commercio, quelli di chi effettivamente ha avuto accesso ai dati segreti e ha dovuto esprimersi su questi dati,
oppure in malafede, cioè non c'è alternativa. Però lasciamo stare l'aspetto scientifico, a livello morale sono immorali, la Chiesa l'ha dichiarato, c'è stata una chiarissima query, diciamo, scusate, finalmente ho scritto molto in inglese, quindi come sempre, perché ho insegnato all'estero, poi si dimentica l'italiano. C'è stato un parere della Congregazione per l'Ottima della Fede che fondamentalmente ha detto questo: sì, è vero, sono parte dell'industria abortiva, l'aborto per la Chiesa chiaramente è un male morale grave, si va all'inferno per l'aborto, quindi diciamo in modo molto chiaro, è un peccato gravissimo ed è una cosa gravissima nella società, soltanto che in questo caso, essendo per l'utente una cooperazione materiale, come dire, diciamo, non sono io che pratico l'aborto, non sono direttamente implicato in un aborto, lo semplifico adesso la differenza tra cooperazione materiale e cooperazione formale, siccome non sono direttamente implicato, allora in qualche modo, se c'è una emergenza, uno stato di necessità, e posto che io manifesto pubblicamente che sono contro l'aborto e che questi farmaci sono un male, come siccome, perché lì c'è l'analogia con la legge sull'aborto che il politico vota, perché l'alternativa è una legge peggiore. Allora il male minore mi dice, in questo caso posso votare per la legge con male minore, ma devo ricordare a tutti quanti che sono contro l'aborto e che questa non è una legge giusta. Questa è la dottrina della Chiesa nel caso del male minore. Quindi la cooperazione con la fede ha detto la stessa cosa, ha detto il male è cooperazione al male, quindi se uno usa, se uno si fa inoculare questo farmaco è cooperazione al male per l'industria abortiva, ma se c'è una necessità che la coscienza deve valutare, ma io ho veramente questa necessità e devo valutarlo, devo essere in grado di farlo, è una questione grave, non posso dire che lo fanno tutti, l'ha fatto Mattarella, lo faccio anch'io, ma no, se c'è una cosa grave come l'aborto, la coscienza del singolo cattolico si deve interrogare e dire, ma io veramente non ho alternativa, spiegami per un attimo l'epidemiologia per il mio caso, sono in condizioni gravi, non posso andare in campagna per un po' così non mi vede nessuno, cioè devo valutare tutte le alternative. Se giudico secondo questo parere, non voglio entrare nel merito se il parere sia fatto bene o male, ma questo è il parere ufficiale della Congregazione per l'Ottima della Fede, se c'è uno stato di necessità e non ho alternative di nessun tipo, quindi devo chiedermi, ma magari c'è qualche altro farmaco, c'è qualche altra cosa, chiedo a qualcuno, allora effettivamente se lo uso non sto peccando, ma devo ricordare a tutti che il farmaco comunque non è la scelta migliore, è male, è che io sono contro l'aborto, se non lo faccio sto peccando comunque, lo scandalo. Questo parere della Commissione della Fede è stato stilato perché altro non si poteva dire, meno di così non si poteva dire, e messo sotto il tappeto dalle stesse autorità della Chiesa. Ora, questa cosa è gravissima, oggi ci sono, lo dico a chi, agli ecclesiastici che mi stanno a sentire, guardate che finirete all'inferno, cioè nel senso questa è una cosa molto grave, una cosa sola dovete fare in tempi, ma voi ecclesiastici non dovrete preoccuparvi di fare gli altri vaccinati, non vi compete, non dovete preoccuparvi della politica sanitaria, non vi compete, il lockdown, esprimersi se sono buoni o cattivi, non vi compete, una cosa dovete fare, dovete dire con chiarezza sui tetti qual è la verità della fede morale su queste questioni. Questa è la verità, questo va detto, punto, lo dite a Biden. A me è scioccato, ho visitato uno dei vescovi, uno dei tanti vescovi che ho visitato in questo periodo, a un certo punto io ho detto, dico, ma scusate, ma voi perché questa cosa non l'avete insegnata a livello pastorale? Ma lei crede che eravamo in condizioni di parlare dell'aborto durante la pandemia? Ma vi rendete conto? Cioè, è un assoluto morale, è un atto intrinsecamente cattivo, è una delle cose veramente gravi. Uno dei pochi peccati in cui c'è la scomunica immediata, cioè, e tu mi dici questa cosa, ma sei un vigliacco. Cioè, un altro vescovo mi ha detto, guardi che io ho fatto il suo lavoro in questi due anni, la gente che aveva difficoltà veniva da me, non da lei, perché di lei non ci si fida più, lei ha fatto un danno gravissimo alla Chiesa Cattolica, io non ho dubbi che in questo momento ho questi, ho molti vescovi e cardinali, si convertono, si convertiranno, finiranno all'inferno, hanno fatto un danno gravissimo alla Chiesa, alla fede cattolica e a tutte le persone di buona volontà. Questo fatto l'aborto è gravissimo. In America i cattolici bravi che obiettavano e quindi rifiutavano questo vaccino, dicendo che lo facevano per un male morale, non perché non credevano nella scienza, ma perché ritenevano che fosse un male morale, hanno ricevuto dai giudici e persino dal governatore di New York e dal ministro della sanità di New York, e
questo gli ho obiettato sono in ordinario anche alla Corte Suprema, dice: ma come obiettate che è un male morale quando il vostro Papa ha detto che il vaccino è un atto di amore? Non è la loro obiezione di coscienza. Quindi non solo si è mentito ai cattolici sulla verità morale del cattolicesimo da parte della Chiesa, ma gli si è addirittura negato possibilmente questo diritto direttamente dalle corti di giustizia, rispetto a un diritto che hanno come cittadini, non come religiosi. Perché non ce l'hanno solo i cattolici, ce l'hanno tutti, ma i cattolici hanno avuto questo svantaggio di avere una Chiesa che ha mentito sulla sua stessa verità morale. Questa cosa è talmente grave che c'è bisogno di parlarne in modo veramente serio. Tra l'altro bisognerebbe aprire una parentesi su tutti i vaccini su questo, perché quello che sta succedendo nella nostra società con questi vaccini di nuova generazione, ma anche a quanto pare con gli ultimi, anche i vecchi, rosolia, queste cose qua, è che c'è una trasformazione, una società, una sorta di società Frankenstein. Cioè i feti vengono selezionati già dal utero, vengono commissionati, poi si prende col cesario spesso, perché non devi danneggiarlo, cioè voi immaginate magari che usano quelli che non hanno avuto traumi per male, no, si fanno col cesario, si mettono subito in fresco e poi si fa la sezione per prendere cervello, polmoni, tutto, cioè è un mercato. Cioè, se uno lo vede da questa prospettiva, ed è sistematico, non è vero che sono scendo qui feti di 80 anni fa, non è vero, non sono immortali, non c'è niente di tutto questo. Io faccio pubblicità moltissimo a questo libro di Luisella Sprosati, di Come l'uomo, come copie qua, di Potere dei vaccini, che spiega queste cose anche riportando i dati scientifici di questo. Ed è un testo tra i pochi che affronta direttamente questa questione dell'aborto e dei vaccini. Ora, questa cosa è talmente importante che io ho provato spesso con Paola e con altri per fare dei convegni con delle sessioni su questo aspetto, perché l'aspetto morale è stato totalmente messo da parte. Siamo in una società in cui la morale è stata calpestata, come se non esistesse più, persino per la Chiesa. Una volta che la Chiesa abdica al suo ruolo e diventa serva di un sistema che non obbedisce ai stessi principi, allora non abbiamo più nessuna salvezza. Per un cattolico, per esempio, la priorità è salvare la Chiesa da se stessa. E questo è un problema veramente serio. Tra l'altro vorrei ora, prima di passare la parola ai nostri relatori in questa sessione, cominciando dal, se non ricordo male, il primo è Deodato, passo subito alla parola lì, però ricordando una cosa molto seria, di cui mi assumo tutta la responsabilità. Indipendentemente dalla questione scientifica, indipendentemente da quella scientifica, per una persona seria che è cattolica, lasciamo stare che se non è cattolica lo può capire lo stesso, ma in questo momento per semplicità mi rivolgo ai cattolici, questi farmaci non si possono usare, è immorale, si va all'inferno, punto. Cioè, se lo mettono in bivalente non si può usare neanche l'ambivalente, in trivalente non si può usare l'ambivalente perché non si può usare, ci sono alternative, non c'è necessità, quindi non c'è nessuna giustificazione etica che secondo la dottrina cattolica possa legittimare l'uso di questi farmaci, che ne dica chi che sia. Chi non capisce questo o in malafede o ha le idee veramente confuse sul cattolicesimo. Per favore parlate anche con i vostri parroci, con i vostri, no? Perché questa cosa va comunque, bisogna rispiegare purtroppo oggi l'ottima cattolica ai sacerdoti, ai vescovi, ai cardinali, a chiunque. Mi dispiace, non vorrei aver messo in imbarazzo l'ecclesiastico qui presente, ma tanto tra dirà poi lui quello che vuole dire su questo e gli altri temi collegati. Bene, passo la parola allora al professor Otto. Grazie. Bene, grazie. Io temevo che intervengo dopo il pranzo, sai, c'è sempre quella, no? Quella tecnica strutturale data dal post prandiale, fosse un po' così. Invece il nostro moderatore, che insomma bello acceso, ci ha svegliato subito rispetto alle tematiche in campo. Mi presento da solo, io sono il professor Deodato, Università di Cremona, insegno diritto ecclesiastico, mi occupo di temi legati, voglio dire, al rapporto dei sistemi di relazione tra Stato e Chiesa e al diritto di libertà religiosa un po' in tutte le sue forme. Ringrazio Reonis perché questo è un tema complesso, ci ragioniamo da un po' e quando i miei studenti parlano dell'obiezione di coscienza
parlo di una tripartizione che l'ordinamento giuridico italiano conosce, cioè tra diciamo un'obiezione di coscienza che nasce strutturalmente come qualcosa contro, cioè l'obiezione di coscienza, signori, nasce contro la legge, perché è un comportamento di rifiuto strutturale di una persona o più persone di una situazione legislativamente imposta che viene per motivi identitari, di coscienza, di religione, di convinzione politica, di convinzione sindacale, ritenuta un'imposizione violenta che lo Stato fa rispetto a questa identità. Allora è chiaro che quando una cosa nasce così, nasce diciamo in contrapposizione, no? Anche il cristianesimo nasce in contrapposizione, no? Oggi per noi è la religione dello Stato, dal 313, dalla battaglia vinta da Costantino su Massenzio a Ponte Milvio, è diventata poi la religione delle, diciamo, di riferimento dell'Europa, ma era qualcosa che era nata contro l'eredità degli imperatori, contro un sistema di potere come quello dell'impero romano, perché ne negava tutti i fondamenti, non riteneva l'imperatore Dio, non riteneva diciamo che la struttura sociale dell'epoca con la schiavitù fosse un sistema valido. Spesso anche delle cose molto buone che poi si sono affermate e sono diventate se stesse legge, no? Come in questa dinamica appena descritta del cristianesimo, vedono questo comportamento di rifiuto oggi essere vissuto come un comportamento di nicchia, oddio, vanno contro la legge dello Stato, è un'obiezione di coscienza che, come dire, non ha cittadinanza, perché poi lo Stato è bravo, si arroga anche la possibilità di dire questa è un'obiezione di coscienza, questa non lo è. Immaginate che sono stato chiamato a dare un parere qualche anno fa perché in una causa dove un giudice aveva disposto di rimuovere un crocifisso da una parete, diciamo interpretando in una maniera un po' particolare il nostro concordato dell'84 e l'articolo 7-8 della Costituzione italiana, e l'ufficiale giudiziario che era stato poi materialmente comandato a rimuovere questo crocifisso dal muro disse: sì, io sono cattolico, faccio obiezione di coscienza, non rimuovo Cristo dal muro perché ritengo che violi la mia identità personale, non mi potete costringere a fare questo. Dice: ma lei sta violando i suoi doveri d'ufficio, lei è un ufficiale giudiziario, deve applicare una sentenza, quindi che fa? Non rimuove il crocifisso? No, io obietto, piuttosto fate una sanzione, arrivo di fronte a un tribunale, pago una multa, al limite perdo anche il posto di lavoro, ma io sono cattolico e lo sono profondamente dentro, quindi non toccherò, non rimuoverò mai dal muro quel simbolo. Ovviamente i giudici gli hanno dato torto, perché ve la racconto, perché i giudici gli hanno dato torto in quanto non era un'obiezione di coscienza riconosciuta dallo Stato, cioè un'obiezione di coscienza secondo un legge. Ma se l'obiezione di coscienza nasce contro la legge, perché è il rifiuto di un'imposizione. Allora siamo arrivati nella nostra democrazia a far sì che questa tripartizione, cioè obiezione di coscienza contro la legge, prater legge, lì ci sto pensando, se mi può andare bene come è stato, no, e secondo legge, cioè accettata e vissuta dallo Stato. Pensate, quanti di voi maschietti hanno fatto il servizio militare, quelli che hanno un paio di capelli bianchi come noi, no? Io ho fatto l'ufficiale, ne ho visti tanti di giovani testimoni di Geova nella rimanente al carcere militare perché non volevo la loro religione, dice non presterai, non voterai e non presterai servizio militare. E non c'era neanche la possibilità di farvi fare obiezione di coscienza, perché sarebbe stato un modo di intendere sempre la declinazione del servizio militare. Le prime fattispecie che portano l'obiezione di coscienza dagli anni 70 alla legge D'Alema del 2000, che toglie di mezzo il servizio militare, in mezzo c'è stato tutto un travaglio dello Stato sul servizio militare, ma alla fine lo Stato ha riconosciuto che questi matti, o per ragioni politiche o per ragioni identitarie, dico matti ovviamente scherzando, ma all'epoca erano considerati tali, i miei soldati dicevano: tenete, ma perché non fanno un anno di militare invece di andare in carcere? Perché la carne è più forte del ferro. Allora la propria identità, se è convinta, se è strutturata, non può dare, come dire, adito ad altri, cioè non ci lascia scelta. Se la nostra identità e la nostra convinzione è talmente forte da informare noi stessi, il professor Piero Bellini ha scritto un bellissimo libro che vi consiglio per capire questo aspetto, che si intitola Il diritto di essere se stessi. Uno Stato dovrebbe sempre dare alla propria popolazione il diritto di essere se stessi. E quindi diciamo che come l'obiezione di coscienza al servizio militare ha intrapreso questo viaggio periglioso, ma poi è arrivata ad essere riconosciuta come obiezione secondo un legge, altre obiezioni sono in viaggio.
da tempo anche l'obiezione ai, all'obbligo vaccinale imposto è un'obiezione in itinere. Vedete, nel 1993 si è concluso positivamente per le obiezioni di coscienza che hanno poi trovato uno sfogo e un accoglimento alla legge dello Stato, la legge sull'antivivisezione, no? Noi insegniamo all'università e sappiamo che i colleghi di veterinaria che non vogliono dissezionare un animale, o gli studenti che non vogliono dissezionare un animale per motivi identitari, politici, religiosi, sociali, personali, di convinzione personale, dicono, scrive la legge, possono farlo. Sono passati dal fatto di essere espulsi dalle classi, licenziati dalle cattedre, in un passaggio con la legge del 93 a diventare un atteggiamento riconosciuto dallo Stato. Un grande lavoro ha fatto la LAV, la Lega Anti-Vivisezione, per portare a questo risultato. Quindi l'associazionismo è, come dire, anche un marcatore culturale che porta all'attenzione della politica certe convinzioni, certi atteggiamenti. Ma la giurisprudenza italiana, e veniamo all'obbligo, diciamo, perché ho intitolato la mia relazione Le frontiere immobili dell'obiezione di coscienza in materia di trattamenti vaccinali obbligatori? Perché credo veramente che si tratti di una frontiera mobile quella di obiezione di coscienza. No? Vi ho fatto adesso alcuni esempi, no? Quello che nel 1970 era considerato un comportamento da carcere, nel 1993 non lo è. Cioè, e parliamo nell'alveo, nella parabola di caduta della storia di pochissimi anni. Oggi, nella considerazione pubblica, coloro che rifiutano il vaccino per vari motivi sono considerati persone che però stanno ottenendo difficoltà allo sforzo pubblico, stanno ottenendo. In realtà io non ci entro, perché come dico sempre, i giuristi sono dei fotografi, non un po' come gli storici, solo che cercano poi, come facciamo tante volte io, Andrea e tanti altri colleghi, di entrare un po' nella partita per cercare di aiutare i diritti fondamentali e il riconoscimento dei diritti fondamentali. Però ecco, ognuno pensa quello che vuole, si può essere vaccinato, non vaccinato, ma bisogna dare la possibilità a livello di diritti fondamentali costituiti che certi diritti operino davvero, altrimenti rimangono cose scritte sulla carta. La mobile frontiera dell'obiezione di coscienza in Italia sul dato religioso si appoggia all'articolo 19 della Costituzione italiana. L'articolo 19 della Costituzione italiana dice: signori, tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede in ogni forma, associata o singola, e con il solo limite posto sui riti del buon costume. Cosa significa il buon costume? Il diritto di andare al mare vestiti come ci pare? No. Significa... la Corte di Cassazione ha detto che significa il pudore sessuale. Quindi l'unico limite che è posto sui riti, neanche a livello diciamo ideologico di partenza, è quello di non violare il pudore sessuale che i padri costituenti pongono al comportamento religioso. Attenzione, è l'unico articolo della Costituzione che dice tutti, perché se vi guardate davanti e dietro tutta la Costituzione, la sfogliate davanti e dietro, vedrete che gli articoli cominciano, perché noi siamo molto cittadino-centrici, no? Siamo uno dei tre unici stati che insieme ad Israele e Portogallo che ancora hanno la cittadinanza trasmessa iure sanguinis, gli altri tutti più soli, perché ormai è chiaro che non è come dire un confine mantenibile. Però, come dire, questo sul diritto di libertà religiosa no, non c'è scritto solo i cittadini, c'è scritto tutti, per cui anche il migrante che arriva con la barchetta da lontano un solo diritto costituzionale ha, che è il diritto di libertà religiosa nel terreno della fortezza giuridica Europa. Allora questo tutti hanno diritto di professare liberamente la propria fede religiosa, con un limite non limite blandissimo come quello del pudore sessuale, ci dice già che non abbiamo l'imposizione del limite dell'ordinamento giuridico. Il che vuol dire che, come dire, è un non limite, come dire, messo lì apposta. Cioè, questo diritto di libertà religiosa che la Corte di Cassazione definisce, e questo è un passaggio fondamentale nella discussione sui vaccini obbligatori e nell'esenzione per motivi di fede, è un diritto che la dottrina, ma anche la giurisprudenza, ha definito soggettivo, perfetto ed incomprimibile. Ed è questa la parola importante, diritto incomprimibile. Dato a tutti, non solo ai cittadini, anche ai migranti, ai sanpapiri, agli apolidi, chiunque poggi il suo piede su questo suolo europeo e italiano. Allora, questo diritto soggettivo perfetto ed incomprimibile,
che ha neanche, come dire, stigmatizzato e limitato dall'ordinamento giuridico italiano nel suo complesso, ma da un limite molto blando, come il buon costume, che riguarda il pudore sessuale. Però quando andiamo a parlare nei grandi convegni nell'Unione Europea, all'ONU, in tutte le sedi in cui i giuristi italiani e europei si, come dire, fregiano di questo, ed è anche altro come dire, elemento di cui si fregiano molto volentieri tutti i giuristi europei, è il fatto che è un diritto, quello di libertà religiosa, non sottoposto a condizioni di reciprocità, il che, come dire, ex abrupto vuol dire: se tu puoi aprire una moschea qui e io non posso aprire una chiesa cattolica lì, a me mi va bene, perché io, come dire, sono per la libertà religiosa piena e non la pongo a condizioni, te la do se tu me la dai a casa tua, proprio perché è un diritto incomprimibile, enorme, importantissimo, fondamentale, la madre di tutte le libertà, il diritto di libertà religiosa. Bene, allora questa struttura che l'articolo 19 della Costituzione ha, però poi quando andiamo, siccome come diceva Bernardo Rossi, il diavolo sta nei dettagli, quando andiamo a calare poi nelle situazioni pratiche, vediamo che traballa perché la posizione della Corte Europea, no, e la Grand Chambre, quando si parla di obiezione di coscienza, poi cerca sempre il cavillo. Tenete conto che il riferimento nella Carta Europea dei diritti dell'uomo è l'articolo 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, che parla di libertà religiosa e di libera formazione della coscienza, e quindi si fa ricomprendere anche il diritto all'obiezione di coscienza. L'alzare la mano e dire questa cosa per me no, non posso, confligge con la mia identità religiosa, nel caso di specie. Ma diciamo che dal 2011 in poi la Corte Europea dei diritti dell'uomo, diciamo, ha sempre cercato di schivare le ipotesi nuove di obiezione di coscienza, no? Già ve lo aveva fatto sull'obiezione di coscienza al servizio militare, ma quando quel fronte politico era caduto, allora la giurisprudenza si era adeguata. E diciamo, la Corte di Strasburgo, per tornare all'incrocio fra libertà religiosa e obbligo vaccinale, si era occupata nel solo caso Solomachin contro l'Ucraina del 15 marzo 2012, che poi riguardava la vicenda di un signore ucraino che era stato sofferente per una serie di malattie croniche e che poi è stato ricoverato in ospedale. Lui dice: non voglio farmi questo vaccino perché appartengo alla chiesa scientista, no? Esistono poi tantissime confessioni religiose che interpretano anche nell'unità del magistero, ma lascio poi a Don Michiello l'aspetto più canonistico, più strettamente canonistico. Però lui apparteneva a questa chiesa scientista e disse: io non lo faccio questo vaccino. E quindi arrivò, ovviamente le corti interne ucraine gli diedero torto, lui si rivolse alla Corte Europea dei diritti dell'uomo, e alla fine la Corte Europea dei diritti dell'uomo, diciamo, nel doversi pronunciare nel contrasto della legge ucraina con l'articolo 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, disse: effettivamente qui non siamo proprio di fronte a una situazione codificata di obiezione di coscienza. Quindi, diciamo, la risposta fu negativa. Ma l'ultimo caso che ha interessato la giurisprudenza europea è stato il caso Vavriska contro Repubblica Ceca, che è proprio dell'8 aprile 2021. Si tratta, signori, di una sentenza particolarmente interessante, perché nella sua composizione la Corte ha dovuto decidere su un caso abbastanza problematico, perché si era in pieno Covid-19 e, diciamo, è un caso che riguarda la possibilità per i figli di queste persone di, diciamo, erano in corso in sanzioni i genitori per non aver inoculato il vaccino ai figli, e quindi erano sospesi dalla frequenza scolastica. Allora la Corte era chiamata a stabilire se, diciamo, l'impossibilità, il rifiuto dell'obbligo vaccinale per motivi religiosi, di libertà di coscienza e di religione, potesse essere considerato un motivo strutturalmente valido. In fondo l'articolo 9 della Convenzione Europea dei diritti dell'uomo aveva quell'impostazione. Qui come se ne è uscita la Corte? Con quella che, io sono anche giudice sportivo, spesso quando vedo queste acrobazie giuridiche dico: è una rovesciata. Cioè, ormai la Corte di Strasburgo ne è uscita come una rovesciata. La rovesciata consiste nel fatto che, come ha interpretato la Corte, ha detto: sì, effettivamente c'è un motivo identitario alla base,
però voi, l'avvocato ricorrente, non ha saputo dirmi di che religione era questo signore e che impianto strutturale di regole questa religione avesse per, come dire, confliggeva come norma regolativa interna del foro interno con la norma di foro esterno dell'ordinamento giuridico cieco. Ora, io ci ho scritto anche una nota perché sfortunatamente per i giudici europei io ho fatto il dottorato all'Università di Praga, all'estero, e quindi conosco bene l'ordinamento giuridico cieco. In realtà, come dire, l'avvocato è stato un po' ingenuo, non ha pensato, che per la formazione dell'articolo 9 sarebbe bastato genericamente riferire delle condizioni riferite all'identità della coscienza di questo signore, ma non di dover produrre lo statuto della religione specifica che impediva questo tipo di comportamento alla persona. Quindi capite che io non so quanto reggerà questo fronte, non so se finirà, se si passerà da obiezioni contra legem a obiezioni prater legem, cioè tollerate, a obiezioni secundum legem, cioè accettate dall'ordinamento europeo. Però, come dire, non sono dotato di scarsa capacità predittiva, però devo dire che ad intuito, no, quel cattivo intuito che hanno i professori universitari e gli avvocati, devo dire, mi dice che questo fronte non terrà moltissimo, perché la pressione Covid o non Covid era cominciata prima, tanto che gli stati sull'obbligo vaccinale avevano prima del Covid ammorbidito le loro posizioni, no? Io ricordo quando ero piccolino mio, io ti facevano i vaccini e basta, tetravalente, basta, non c'era discussione. Dopo si era aperto un dibattito fra scuole, Ministero dell'Istruzione, anche in Italia, ma in tutte le situazioni europee, diciamo che dava una visione più personalista, con una capacità però dell'ordinamento di come dire, provocare uno spazio d'uscita, il cosiddetto diritto d'uscita da una situazione che per libertà di credo, di religione, di identità personale è ritenuta come una violenza, una sofferenza, un'imposizione che va contro la propria carne, ecco, per usare una parola che la giurisprudenza ha passato in rassegna quasi stigmatizzandola, ma in realtà credo che questo abbia molto a che fare con l'identità delle persone. Tante religioni rifiutano in parte o hanno... Devo dire che nella vicenda del Covid-19 c'è stato un compattamento, perché anche ebrei, islamici e gli stessi cattolici, prima Di Blasi raccontava questa parte di situazione, hanno fatto un po' un muro anche contro una dottrina che, diciamo, strutturalmente direbbe altro, no? Io mi sto occupando di un processo, diciamo, sulla situazione sanitaria che riguarda la libertà di religione, ve la faccio breve. L'ospedale italiano fa un trapianto di fegato a un signore di religione islamica. A un certo punto si accorgono lì tutti belli vestiti mentre stanno per operare in sala operatoria che il fegato umano che è arrivato è marcio e non si può usare. E allora sul momento decidono di innestare fare un xenotrapianto, cioè innestare un organo artificiale di maiale. Solo che non sapevano che il signore era islamico, siccome era, diciamo, di fattezze bianche caucasiche, però era islamico, hanno presunto, molto erratamente, e questo l'ospedale lo pagherà molto come risarcimento danno, che l'identità della persona fosse cristiano cattolico, nonostante le religioni tradizionali dell'albero cristiano. E quindi hanno innestato quello. Come si è svegliato questo signore, gli ha raccontato il medico, l'abbiamo salvata, sa? Le abbiamo innestato un fegato di maiale, nonostante fosse lui si voleva alzare dal letto e buttarsi dalla finestra, perché nel mondo islamico il maiale è haram, è l'animale immondo, è la cosa massima proibita insieme all'alcol. Quindi da lì contro trapianto, risostituzione, causa per danni e quant'altro. Vedete l'identità, quante cose può produrre se la sottovalutiamo. Quindi credo che, diciamo, questo ragionamento, e vi sarò onesto fino in fondo, io ero combattuto se fanno i vaccini, come lo sono fatto, però ho sofferto dentro di me,
ma io combatto e ragiono sul fatto, da giurista, che tutti possono avere una scelta vera, reale, non una scelta che alla fine ti fa non scegliere. Per cui devo dire, anche come cattolico, come cristiano, mi sono sentito molto combattuto. Molte religioni non vogliono il vaccino perché violano il diritto di uccidere, trasgrediscono alcuni precetti alimentari e interferiscono con l'ordine naturale delle cose volute da Dio. Quindi questo tipo di posizioni io credo che andrà sempre più strutturandosi, diventando sempre più forte, per cui a un certo punto lo Stato, gli Stati, le federazioni di Stati, l'Unione Europea e diciamo anche il sistema mondo, che oggi, come dire, io non penso per male, penso per una volontà di credere, di scegliere una cosa migliore, però la impongono, e questa imposizione, come dire, fatta per bene o fatta per male, non lo so, voglio sperare sempre per il bene, finirà come in quel grande passaggio che ha portato il cristianesimo ad essere da nemici dello Stato a religione di Stato, porterà una sua parabola necessaria nel riconoscimento della opzione identitaria rispetto alla volontà di rifiutare l'obbligo del trattamento sanitario vaccinale e farmaceutico in generale, perché esistono anche chiese che rifiutano, per esempio la chiesa scientista o la chiesa cristiana di Montfavet in Francia, la chiesa antroposofica di Rudolf Steiner rifiutano completamente diciamo questo tipo di medicina chimica, per cui diciamo non è una posizione solamente interpretativa di un dato confessionale. Chiudo dicendo, perché lascio la parola al moderatore e poi alla competenza di Don Vitiello, che Celso diceva: impossibile nulla obbligatio est, non vi è nessun obbligo nei confronti delle cose che per una persona risultano impossibili. Grazie. Grazie. La cortesia a Fonzo Blocco, se rimane un attimo lì, perché c'è una domanda specifica già prenotata per lui sul tema dell'obiezione di coscienza. Allora volevo far intervenire, poi dopo magari la dottoressa è lì, ecco, la vedo adesso. Una domanda della dottoressa Barbara Balzi, che è fisico quantistico ed è la coordinatrice regionale dei nostri amici dell'associazione di Centra, l'associazione di promozione sociale, che lavora sia sul sangue ma anche sul tema della obiezione di coscienza, e quindi faccio fare una domanda specifica al professore. Se vuole venire qua, dottoressa, se no le porto il come preferisce, le porto il microfono. Grazie. Ok, grazie. Allora, parlate di obiezione di coscienza in base contro legge, fino a, speriamo, un secondo legge, ma questo è, come diceva lei, insomma, abbiamo la sfera per poterlo dire. E per Dicentra esiste un credo non religioso, quindi sottolineo non religioso, che è basato su 16 punti. Uno di questi prevede il principio di precauzione. Allora, tra quelli che prima hanno nato, tra gli esempi, magari mi dice uno simile, allora volevo chiederle, rispetto alla sua esperienza e anche quello che sta conducendo, come lo vede? O se ci può allontanare da quel secondo in legge, perché è leggermente diverso rispetto a quanto enunciato rispetto alle attività che ha svolto e ai principi, chiamiamoli però, di carattere solo religioso di cui ci ha parlato. Grazie dottoressa per la domanda, la trovo molto centrata, perché in realtà ha a che fare più che con le religioni strutturate, con l'etica. Esistono dei movimenti filosofici di etica filosofica, di etica future, new age, diciamo che strutturano alcuni punti, uno di questi che quasi sempre troviamo, ma attenzione, lo troviamo anche nella, se andiamo a vedere alcune filosofie, prendiamo la filosofia taoista, no? Della non azione,
il vaccino del taoismo è considerato come un atteggiamento troppo proattivo, seppur in difesa. Quindi io credo che questo principio di precauzione non danneggi, ma anzi sia uno degli elementi costitutivi che può aumentare la sensibilità generale sul dibattito nel trascinare l'obiezione di coscienza per motivi etico-confessionali da comportamento in difesa al comportamento accettato dagli stati, proprio perché non si ricade nel principio del ma quella è una setta strutturata che vuole fare una cosa, ma in realtà è una cosa più spalmata, più larga, sia per l'impostazione di associazione che riconosce quei valori e quindi non è una chiesa tradizionale o un nuovo movimento religioso, no? È diciamo un'etica che raccoglie in sé una dimensione più larga che fa suo un principio di precauzione che noi ritroviamo iscritto nella natura stessa dell'uomo. Grazie. Grazie. Sì, grazie allora professore Otto, grazie anche per questa domanda. Spezzo una lancia in favore di questa domanda, nel senso che ci sono sistemi in cui l'obiezione di coscienza non è soltanto religiosa, è anche quella etica, quindi si riconosce in alcuni sistemi. Credo che sia un'evoluzione di dignità quella di riconoscere che quel tipo di obiezione di coscienza contra legem non può essere legata a una diciamo strutturazione religiosa di qualcuno. È chiaro che la coscienza dell'individuo, soprattutto lo stato laico di oggi, dovrebbe riconoscerla in generale a tutti quanti, e così è in alcuni stati, ovviamente in Italia anche in questo si distingue, quindi è un dibattito purtroppo molto difficile in Italia. Detto questo, cedo la parola al professor Vitiello. Per chi c'è da parlare qui del tavolo o del podio? Da qui, perfetto, allora passo il microfono. Buona giornata a tutti, sono Don Salvatore Vitiello, docente di teologia fondamentale e dogmatica presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e su Piacenza. Ringrazio innanzitutto gli organizzatori perché sono stati molto generosi con me chiedendomi ben due comunicazioni, quindi mi sentirete anche nella seconda parte del pomeriggio. E mi piace iniziare con una battuta in risposta a quanto detto prima dal dottor Di Blasi, ma semplicemente una battuta, cioè in 2000 anni di cristianesimo la Chiesa si è pronunciata su centinaia, forse migliaia di santi, ma non ha mai mandato nessuno all'inferno con determinazione, cioè non esistono dogmi su chi è dannato, esiste il dogma dell'esistenza dell'inferno come reale possibilità, ma la Chiesa non si è mai pronunciata in merito in 2000 anni di storia, e questo ci rassicura un po' tutti, perché almeno su questo non si è pronunciata. E anche sul salvare la Chiesa da se stessa, quando Napoleone disse a Pio VII io distruggerò la Chiesa, sapete che il Papa rispose: imperatore, se non ci siamo riusciti noi non ci riuscirà nemmeno lei. Quindi è chiaro che la Chiesa ha una sua forza che va ben oltre anche gli errori degli ecclesiastici, no? E ho invitato recentemente presso la mia fondazione culturale Logos e Persona il cardinale Robert Sarà, il quale ha fatto un bellissimo intervento sul suo ultimo libro intitolato Catechismo per la vita spirituale, un evento importante, c'erano più di 450 persone, e ovviamente è stata fatta sarà la domanda sulla gestione della pandemia, la chiusura delle chiese, eccetera, no? E il cardinale Sarà, da uomo africano, da cardinale, da possibile anche candidato in un eventuale futuro possibile conclave, perché il famoso Papa Nero comunque un giorno verrà e l'Africa è un continente in grande crescita, ha risposto in maniera, a mio parere, intelligentissima e ovviamente prudente, come era giusto che dicesse, e ha detto: a mio parere quella è stata una decisione non adeguatamente ponderata, che nel felpatissimo linguaggio ecclesiastico vuol dire tutto. Non adeguatamente ponderata, per chi conosce il linguaggio ecclesiastico sa che cosa vuol dire. Mi fermo perché altrimenti poi vado oltre. E intelligenti Paolo, benissimo. Mi è stato chiesto un intervento sul rapporto tra libertà religiosa e obiezione di coscienza, per provare a rispondere alla domanda se questo è un diritto oggi posto in discussione. Sono solito porre i confini degli interventi, quindi io parlo come teologo,
come storico e in parte come giurista non civile canonico, quindi non andrei oltre questa mia competenza, non ho competenze di carattere medico-sanitario, scientifico o di altro tipo, quindi questo è l'ambito in cui per correttezza denuncio il mio intervento. Siamo stati di fronte in questi anni ad alcuni eventi di carattere sociale. Le misure sanitarie a cui tutti siamo stati sottoposti, perché non solo il vaccino è una misura sanitaria, anche il non poter ricomplicare nell'RSA, anche il dover indossare la mascherina per farlo sul mezzo pubblico, tutto è stato un'emergenza sanitaria che a volte ha violato la nostra libertà. E a questa emergenza sanitaria in qualche modo fa eco anche tutto il dibattito attuale o non attuale, lo vedremo, ma vivace, cocente sul tema dell'aborto rispetto alle pratiche vaccinali, tutto il dibattito non se ne parla mai, ma sull'eutanasia che ha fatto irruzione nei reparti ospedalieri quando qualcuno si arrogava il diritto di scegliere chi dovesse vivere e chi non dovesse vivere. Il tema dell'eutanasia, io penso che non sia un segreto per nessuno, che ordinariamente la sedazione profonda non reversibile è utilizzata ormai come se fosse acqua fresca, e la sedazione profonda non reversibile di fatto è un nome un pochino più elegante per dire eutanasia. Poi c'è tutto l'elemento teleologico, cioè il fine per cui si fa, su cui noi potremmo discutere, ma di fatto questo capita oggi negli ospedali, ok? Arriva il medico di turno, fa l'occhiolino all'infermiera, bip bip bip, si aumenta la dose di morfina e per te Miss Italia finisce. Accanto a questi eventi sociali ci sono stati alcuni eventi ecclesiali che hanno turbato il mondo cattolico. Pensate per esempio ad Amoris Laetitia, con tutta la disciplina che comporta, che non è stata compresa o non è stata accettata integralmente dal mondo cattolico. Pensate a Traditionis Custodes, che limita fortemente un diritto, che è quello di celebrare la Santa Messa in un rito invece che in un altro, no? E che dice una cosa che dal punto di vista storico non è sostenibile, cioè che l'unico rito valido della Chiesa Latina è quello successivo al Concilio. Questo non è vero. La premessa di Traditionis Custodes di per sé delegittima lo stesso documento perché dice una falsità, non è vero, no? O pensate ai possibili esiti dei prossimi sinodi che ci attendono, che verranno in qualche modo trainati dal sinodo tedesco, che sapete la settimana scorsa ha approvato la benedizione liturgica per le coppie dello stesso sesso e il Belgio è andato subito dietro sostenendo quella posizione. Una norma approvata che però andrà in vigore chissà perché nel marzo 2026, quindi che permetterà lo svolgimento dei due sinodi universali in mezzo e quindi farà in qualche modo da gancio traino, no? Perché qualcosa capiti. Dunque, eventi sociali, civili ed eventi ecclesiali che chiamano la nostra coscienza, che fanno vibrare la nostra coscienza e ripropongono con urgenza il tema dell'obiezione di coscienza. Estendendolo però questa volta non soltanto ad alcune categorie professionali, categoria medica, degli avvocati, legale, ma attenzione a tutto il corpo sociale e anche a tutto il corpo ecclesiale. Quali sono i termini della questione? Faccio una domanda a me stesso e la faccio anche a voi, proprio perché noi abbiamo la libertà di coscienza. Dove finisce il dovere di obbedire all'autorità costituita, sia essa civile o ecclesiastica, e dove inizia invece il diritto, e a volte perfino il dovere, della disobbedienza? O meglio, dell'obiezione di coscienza, perché di fatto l'obiezione di coscienza è una forma normata di disobbedienza. Direi che assumendo una prospettiva squisitamente filosofico-teologica che quindi precede qualunque spazio venga poi effettivamente riconosciuto dallo Stato all'esercizio di tale diritto, noi affermiamo il primato della persona. E qui credo che tutti dobbiamo fare un po' di pulizia di linguaggio,
perché io vengo da Torino. Torino è un laboratorio ovviamente importante del pensiero debole, di un certo pensiero marxista, ma Gramsci è di Torino, quindi noi respiriamo quest'area, questi termini sono importanti. Un conto è parlare di persona, un conto è parlare di individuo, c'è un abisso tra i due termini. Un conto è parlare di comunità, un conto è parlare di territorio. Allora, quando voi ascoltate le parole, individuate subito da quale matrice arrivano, perché persona e comunità indicano una certa matrice di tipo personalista. Non voglio scomodare il personalismo di Mounier, che ha tanti pregi ma anche grossi limiti, mentre individuo e territorio indicano un'altra matrice, nella quale la persona viene dopo lo Stato. Noi non crediamo in questo, e lo dico come cittadino, non lo dico come ecclesiastico, come teologo, La persona viene sempre prima dello Stato, altrimenti cadiamo in concezioni stataliste che sono totalmente estranee alla nostra tradizione culturale e alla nostra tradizione religiosa. Per rispondere alla domanda fondamentale che ci poniamo, cioè dove finisce il dovere di obbedire e dove inizia il diritto dovere di disobbedire, dobbiamo rifarci ad un tesoro ormai perduto, perché questo è un tema importante che penso possa essere occasione anche di interessante e intelligente confronto. Dobbiamo rifarci ad una visione antropologica integrale, capace di riconoscere da un lato la dipendenza ontologica di tutto ciò che esiste da Dio, a prescindere dalla confessione religiosa a cui si appartenga. Il riconoscimento della dipendenza ontologica di tutto ciò che esiste da Dio è un dato di ragione, cioè Dio ha un vero potere sul mondo e su ogni uomo, perché vi conferisce continuamente l'essere. Il potere di Dio sul mondo e sull'uomo ha radici ontologiche. L'essere al mondo e all'uomo è dato da Dio. Per questo Dio ha un reale potere sul mondo e sull'uomo. E dall'altro, il senso religioso è la dimensione antropologica universale. Io continuo a incontrare persone anche di alto rango accademico ed ecclesiastico che confondono drammaticamente il senso religioso con la fede. Il senso religioso è la domanda antropologica universale: perché esisto, da dove vengo, dove vado, perché c'è il male, perché c'è qualcosa invece di nulla. Quello è il senso religioso, e si incardina nella ragione umana, e dunque è un dato antropologico universale, perché non c'è nessun uomo che non si chieda qual è il senso della sua vita. Questo è il senso religioso, la domanda. La fede è la risposta che ciascuno di noi incontra ponendo seriamente la domanda. Io direi, mi piace questo termine, stressando la domanda, perché la domanda di senso ovviamente va stressata. Stressare la domanda è un ottimo esercizio che io suggerisco sempre ai miei alunni, ma anche ai miei colleghi talvolta, no? Allora attenzione, l'obiezione di coscienza non ha bisogno innanzitutto di giustificazioni di tipo religioso, anche, ma attenzione, si incardina già nel senso religioso universale. Poi sicuramente le varie fedi possono ampliare lo spazio dell'obiezione di coscienza, ma mi è piaciuto molto come ha chiuso l'intervento il professore che mi ha preceduto, perché ha parlato del diritto naturale. Guardate che oggi questa parola è una parola magica che nessuno usa, quindi faccio i complimenti per averla usata, perché il diritto naturale presuppone che esista una natura umana sempre identica a se stessa, prescindendo dalle declinazioni culturali che nelle epoche e nei continenti possono esserci, e quella natura umana è il punto in cui incardinare i diritti fondamentali dell'uomo. Ricordo un momento, tutti quanti abbiamo nella nostra carriera accademica dei momenti topici in cui qualcosa capita, no? Io ricordo che avevo 400 alunni di fronte a me al Gemelli, e una ragazza, ricordo benissimo la collocazione fisica in alto a destra, a un certo punto alza la sua manina timida e mi fa una domanda che lo Spirito Santo le aveva suggerito, perché è più grande di lei, no? Perché mi dice: professore, ma chi ha deciso che i valori sono valori? La domanda
da 30 lode senza neanche interrogarla, da 110 lode alla RAI, e io rispondo come mi hanno insegnato, rispondo come sono convinto, cioè ricordiamoci che i valori, la giustizia, la libertà, la verità, la bontà, la bellezza, sono valori solo perché sono bisogni. Tu sei bisogno di giustizia, noi siamo qui per questo, sei bisogno di giustizia, di verità, di libertà, di bellezza, di felicità, di amore. I valori sono valori solo perché tutta l'umanità ha i medesimi bisogni e il bisogno vissuto socialmente e condiviso diventa un valore. Solo per questo. Allora, il vero dramma, io non credo assolutamente nella crisi dei valori, che è una, per parte del linguaggio prosaico, è una manfrina moralistica che ci ha nauseati, ok? Non c'è crisi di valori, c'è una cosa molto più grave. C'è la crisi dell'autocoscienza dell'io che non conosce più e non riconosce più i propri bisogni fondamentali e pensa di poterli compensare con soluzioni più o meno a buon mercato che non sono per nulla appaganti. Questa visione antropologica è fondamentale per poter parlare dell'obiezione di coscienza e della libertà religiosa. E se Dio ha un vero potere sul mondo, e se il mondo davvero dipende da Lui, e se l'uomo è costitutivamente domanda di senso, domanda di libertà, giustizia, felicità, bellezza, amore, domanda di Dio, Agostino direbbe, se l'uomo è capax Dei, allora l'essenza della ragione umana coincide con questa domanda. L'uomo non è la misura di tutte le cose, l'uomo è il punto di autocoscienza del cosmo, l'uomo è una finestra spalancata sulla realtà, tutto ciò che esiste prende autocoscienza, dice io in quel frammento di spazio di tempo che è l'uomo. Questa visione antropologica è il fondamento solido della obiezione di coscienza. Se viene meno questa base ontologica, se viene meno questa antropologia, diventiamo tutti più o meno esplicitamente ostaggio del potere dominante. Ostaggi del potere dominante. Se Dio ha un vero potere sul mondo, e se il mondo davvero dipende da Lui, e se l'uomo è costitutivamente domanda, allora la principale libertà dell'uomo è la libertà religiosa. San Giovanni Paolo II diceva la libertà religiosa madre di tutte le libertà, lo diceva prima il professore nella sua relazione. Perché madre di tutte le libertà? Perché la libertà religiosa si incardina nel significato. E se ci pensate, la libertà di pensiero è figlia della libertà religiosa, la libertà di espressione è figlia della libertà religiosa. Se noi per religiosa non intendiamo confessionale, cioè di fede, qual è la risposta? Libertà religiosa è intesa come libertà di dare spazio alla propria ragione che si pone delle domande e che mendica in una ricerca seria, anche intellettualmente impegnata, delle risposte. La libertà religiosa è la principale libertà di un uomo nel quale si radicano e dalla quale fioriscono dunque tutte le altre libertà. Il diritto e il dovere, io aggiungerei, di cercare la verità su Dio e di seguirla nella propria vita. I due diritti fondamentali, diritti e doveri dell'uomo, cercare la verità e vivere secondo la verità trovata. Ho incontrato centinaia di sacerdoti negli ultimi mesi, perché è vero che ci sono diverse confusioni, ma è anche vero che tanti mantengono un giudizio chiaro e stanno cercando di conoscersi, di capirsi, per capire dove andare. E ci chiederanno una cosa importante, pur condividendo le obiezioni prima ascoltate dal dottor Di Blasi sulla moralità o meno dei vaccini e dei sieri o meglio che ci sono stati proposti, ma se la Chiesa oggi
io sono molto realista, non mi fermo mai la tasca, non è mia abitudine, non ce n'è bisogno. Se la Chiesa oggi avesse detto ai cattolici, tra virgolette, rinunciate al vaccino perché viene da quelle origini immorali e mettete a rischio la vostra vita con un atto di eroismo rinunciando al vaccino, quanti lo avrebbero fatto? Cioè, avrebbe salvato la dottrina, tra virgolette, ma una volta in più avrebbe mostrato, dal referendum sul divorzio a quello sull'aborto in poi, come ormai il cattolicesimo non è più il tessuto culturale del nostro paese. Io capisco che facciamo tutti una grande difficoltà ad accettare questo, però con buona pace di tutti, Costantino è morto, Teodosio è morto e la cristianità si è esaurita. Non so se avete letto l'ultimo saggio di Chantal del Sol, no? La fine della cristianità e il ritorno del paganesimo. È un saggio interessante. Chantal del Sol è questa intellettuale francese che scrive sul Figaro. Io non sono d'accordo su tutto quanto ha detto, il suo saggio ha delle fragilità teologiche anche del concetto di cristianesimo che propone, ma dal punto di vista della denuncia noi dobbiamo fare conto con il fatto che ormai il cattolicesimo e il cristianesimo in quanto tale non è più il tessuto culturale del nostro paese. Siccome non sono vescovo posso dirlo, nel senso che i vescovi ancora pensano che sia il popolo di Dio che obbedisce a strombattuta alle loro indicazioni, ma chi se li fila, scusate il termine prosaico di nuovo, no? Cioè, ormai non c'è più questa cosa qui, ma da decenni, da quando abbiamo perso appunto i due referendum su divorzio e aborto, che hanno dimostrato che il tessuto del paese non seguiva le indicazioni della gerarchia ecclesiastica. Scusate l'inciso, ma non vorrei però essere interrotto, dopo magari facciamo la domanda, la ringrazio. Dunque la libertà religiosa è la libertà fondamentale della persona umana, è inviolabile ed esige che l'autorità costituita, in primis quella civile, attenzione, la riconosca. I nostri diritti fondamentali non sono creati dal potere, non sono concessi dal potere, ma domandano, anzi gridano, di essere riconosciuti dal potere. L'autorità civile deve riconoscere, rispettare e promuovere la libertà religiosa. Promuovere anche, non solo riconoscere e rispettare, che se volete è un confine negativo, anche promuoverla, cioè porre in essere tutti quegli elementi, perfino a volte economici, che permettano di promuovere tale libertà, accettando che cosa, e qui il diritto penso che sia chiamato in causa, accettando una propria autolimitazione. Quando il potere, soprattutto quello civile, riconosce la libertà religiosa come qualcosa di assolutamente indisponibile, si autolimita e fa qualcosa di analogo a quello che ha fatto Dio creando il mondo, si è autolimitato, fa qualcosa di analogo, teologicamente parlando, a quello che ha fatto Dio incarnandosi, si è autolimitato fino a morire in croce per noi per salvarci. Dio si autolimita perché la sua creatura esista, si autolimita perché l'altro esista. Tutti noi facciamo questa esperienza nella vita religiosa, nella vita matrimoniale, nelle relazioni affettive, nelle relazioni amicali. Tutti noi ci autolimitiamo perché qualcosa di più grande esista. Allora, il potere civile è chiamato a fare questo rispettando la libertà religiosa. Ed è questo il vero fondamento di una sana laicità dello Stato. Bisogna distinguere sempre tra uno Stato laicista alla francese, che volontariamente vuole escludere Dio e l'elemento religioso dalla società civile, è uno Stato sanamente laico. Uno Stato sanamente laico è uno Stato che dichiara la propria incompetenza in ambito religioso, perché l'ambito religioso è un ambito che attiene alla coscienza personale. L'autorità costituita dunque non ha il potere di intervenire nella materia religiosa e nemmeno in tutte quelle materie che coinvolgono il potere di Dio sul mondo e il rapporto tra l'uomo e Dio. Dalla libertà religiosa dipende anzitutto la libertà di coscienza.
è stata citata prima, forse è più un ambito teologico che giuridico, ma è fondamentale. La libertà di coscienza è uno spazio interiore nel quale l'uomo ascolta la voce di Dio e i dettami della sua legge eterna. Tale legge universale e personale al contempo trova una magnifica espressione nelle parole che l'Apostolo Pietro rivolge ai capi del Sinedrio. Ricordate gli Atti degli Apostoli al capitolo 4, quando Pietro, ponendo a rischio la propria stessa vita fisica, dice: se sia giusto dinanzi a Dio obbedire a voi invece che a Dio stesso, giudicatelo voi. Noi non possiamo tacere. Quando scribi e farisei, dottori del Tempio, vogliono mettere a tacere l'Apostolo Pietro, lui si rivolge allora con questa parola: se sia giusto obbedire a Dio piuttosto che a voi piuttosto che a Dio. Dunque, nessuna autorità costituita può pretendere una obbedienza assoluta. Utilizzando la radice latina della parola assoluto, absolutum, cioè slegato da, non esiste autorità specifico, né religiosa né civile, che possa rivendicare un'obbedienza assoluta, perché anche l'abate nel monastero può chiedere solo l'obbedienza che nella regola di San Benedetto è prescritta. Se l'abate chiede qualcosa che non c'è nella regola, è lecito non obbedirgli. Dunque, la Costituzione, la regola di San Benedetto, è la norma. In questo caso, la ragione umana, per i credenti, la divina rivelazione, sono la norma. E non si può mai chiedere un'obbedienza che vada contro la ragione e contro la divina rivelazione positiva. Nessuna autorità può chiedere qualcosa che vada contro questi elementi. L'obbedienza assoluta è solo per Dio, ma Dio è così discreto che ci dà sempre le ragioni dell'obbedienza. O ce le dà in maniera positiva, o ce le fa intuire attraverso le circostanze e la storia, ma Dio ci dà sempre le ragioni dell'obbedienza che ci chiede. Né l'autorità dello Stato può chiedere obbedienza assoluta, perché presuppone quale condizione la possibilità di natura religiosa dell'uomo e l'autorità superiore di Dio, né l'autorità della Chiesa, anche quella massima, può chiedere obbedienza assoluta, perché dell'autorità di Dio segretamente esercitata nella coscienza di ogni uomo, anche l'autorità ecclesiastica è servitrice, non è padrona. Lo ripeto, è importantissimo questo passaggio, eh? La massima autorità ecclesiastica è al servizio della coscienza, non è padrona della coscienza. Io nella mia tesi di storia sulla libertà religiosa e la libertà dello Stato nel Trattato Costituzionale Europeo, come occhiello iniziale, un po' una dedica romantica, ho messo una frase di Tertulliano, il quale dice: grande è l'imperatore perché è più piccolo del cielo. Grande è l'imperatore perché è più piccolo del cielo. Cioè, i cristiani dei primi secoli avevano chiarissimo che tutto il potere derivava da Dio, sia quello civile che quello ecclesiastico, ma per quanto grande fosse l'imperatore, sempre più piccolo di Dio era. Qui si aprirebbe un grande dibattito, come questo è il momento per farlo: una società che rifiuta Dio è una società che si espone ad ogni forma di totalitarismo, perché il potere che rifiuta un suo limite, un limite al di sopra di sé, è un potere che fisiologicamente tenderà ad essere violento. Quindi, da questo punto di vista, grandi sarebbero i dibattiti da fare per questa espulsione di Dio dalle nostre società. Per chi volesse approfondire questo tema, la libertà di coscienza, gli scritti straordinari di San John Henry Newman sono fantastici, perché il cardinale Newman, convertito dall'anglicanesimo al cattolicesimo, sia negli anni del IV secolo sia nella storia dello sviluppo del dogma, ha passaggi straordinari su questo tema della libertà di coscienza. E dunque, di fronte ad un'imposizione ingiusta da parte dell'autorità costituita, ingiustizia della quale, va detto, spetta sempre all'obiettore l'onere della prova, il giurista è lei, ma
di fronte ad un'ingiustizia imposta, ahimè, l'onere della prova e quella stessa un'ingiustizia spetta sempre all'obiettore. Il potere non si prenderà la briga di dimostrare che la sua posizione ovviamente è ingiusta. La prova spetta all'obiettore. A colui che sapesse che l'adesione a tale ingiustizia comporterebbe la violazione della legge eterna, che risuona come verità nella sua coscienza, resta la disobbedienza, con tutte le conseguenze del caso. O meglio, se preferite, io preferisco, l'obiezione di coscienza, che diventa una virtù, perché è virtù un'obbedienza ad un'istanza superiore. L'obbedienza ad un'istanza superiore è virtuosa quando c'è di mezzo il giudizio di coscienza. Ci sono alcuni ambiti privilegiati per l'esercizio di tale diritto e saranno i più sacri, cioè quelli che più evidentemente hanno un rapporto con il potere di Dio sul mondo e hanno rilevanza nel rapporto dell'uomo con Dio. E dunque la vita è un ambito privilegiato dell'obiezione di coscienza. La morte è un ambito privilegiato dell'obiezione di coscienza. Amici, l'integrità fisica, perché nella nostra Costituzione è sancito che nessuno può essere obbligato a trattamenti sanitari contro la propria volontà. E guardate che l'integrità fisica va da questo estremo fino, perdonatemi, alla giornata dei calzini spaiati sui vostri figli e sui vostri nipoti, perché i calzini spaiati coinvolgono l'integrità fisica dei minori. Un minore ricorderà per tutta la sua vita che quel giorno è andato a scuola e ha fatto la giornata dei calzini spaiati, perché è una cosa totalmente diversa da ciò che fa normalmente, che riguarda il suo corpo. Quindi attenzione, che l'integrità fisica ha un ventaglio di sfumature enormi sulle quali vigilare attentamente. Ancora, l'obiezione di coscienza riguarda ciò che di più sacro c'è a fondamento della società, cioè il matrimonio e la famiglia. Per arrivare fino in ambito ecclesiastico, alla Chiesa, alla sua divina Costituzione, al deposito della divina rivelazione, in particolare ai sacramenti e alla divina liturgia. Siamo in tanti che abbiamo già fatto sapere che non concelebreremo mai con un pastore protestante, perché ha un'altra idea di Eucaristia. Non è possibile la comunione eucaristica e la concelebrazione se non c'è la medesima fede eucaristica. Quindi non è bene farlo arrivare i messaggi, altrimenti sembra che tutto vada sempre bene, ma vanno a marchesa. La salvaguardia della vita propria e altrui, l'indisponibilità del proprio corpo al potere statale, tanto più se si esprime in modo coercitivo, l'inviolabilità della vita nascente, il cui valore è identico al valore di ogni altra persona e che pertanto mai può essere manipolata e soppressa per ragioni di ricerca scientifica, anche con finalità sanitarie, sono gli ambiti contemporanei del diritto all'obiezione di coscienza. Tanto più urgente quanto più avanza la tendenza a invocare le ragioni superiori dello Stato. Abbiamo combattuto decenni contro la ragione di Stato e ci ritroviamo punto e a capo tutti immersi in questa tematica. Le ragioni dello Stato e l'interesse superiore della collettività. Attenzione, perché il passaggio da collettività a collettivismo è un attimo. L'interesse superiore della collettività può scavalcare la dignità della persona umana? Abbiamo una concezione personalista dello Stato o statalista? Della società, perdonatemi, o statalista? Secondo questa concezione, l'interesse superiore dello Stato, o se volete, le ragioni superiori della collettività, andrebbero a sacrificare le ragioni del singolo e il suo bene personale. Amici, e concludo, non vi è bene della collettività che non sia anzitutto bene del singolo.
Non ci sono ragioni valide per lo Stato che non debbano essere anzitutto riconosciute come ragioni valide per il singolo ed essere da lui interamente comprese. Allora concludo con una domanda che faccio a me stesso, che faccio ai miei colleghi, che faccio ai miei confratelli, che faccio a voi. C'è spazio oggi per questa discussione fuori dalla Chiesa e dentro la Chiesa? C'è spazio per capire se il bene della persona viene prima di ogni reale o presunto bene dello Stato, della società, di qualunque società si parli, forse anche usando un termine calvinistico un po' demodé, la societas perfecta che la Chiesa ha pensato di essere per tanti secoli? Io penso che questa domanda debba provocarci, perché il punto, penso che antropologicamente parlando, sia esattamente questo: che tipo di idea abbiamo di uomo e che tipo di idea abbiamo della società in cui lui è chiamato a vivere. Grazie. Grazie Salvatore. Allora io adesso farò una mozione d'ordine, siccome siamo un po' in ritardo, io rimanderei qualunque domanda alla fine, in base al tempo complessivo che ci rimarrà. Adesso faccio giusto un breve commento di chiusura, anche perché sono stato chiamato in causa, ma ringrazio l'Arbello, magari do qualche spunto per una discussione finale, se avremo le forze e le energie per farlo. E dopodiché passo la parola ad Armando e a Barbara per la sessione seguente. Ma intanto ovviamente io non mi intendo dire, so che qualcuno finirà l'inferno come persona specifica, so che secondo l'ordine cattolica se ci si comporta in un certo modo si finisce all'inferno, quindi è una espressione che si può utilizzare ovviamente. Semmai io mi piace ricordare, no, che espressioni come razza di vipere o ci sarà pianto scherzo ai viventi sono espressioni che chi legge la Bibbia conosce bene, no? Cioè in una comunità cattolica, cristiana in generale, esistono anche i profeti, esiste lo spirito profetico, esiste un'invettiva santa che bisogna sapere utilizzare. Chi non si indigna delle cose, ecco, si è già assuefatto a un mondo morbido in cui già la morale che conosciamo noi è un po' a rischio. Da questo punto di vista io in quest'ottica dico e lo ripeto che ci sono fin troppi ecclesiastici che se continuano così finiranno l'inferno. Spero che si convertano, però bisogna ricordarglielo che ci sarà pianto scherzo evidenti e bisogna anche dire che razza di vipere. Cioè io sono fortemente indignato anche da persone, vescovi con cui ho parlato di persona, sono fortemente indignato, io lo dico, razza di vipere, ma che state facendo? Ma come vi permettete? La Chiesa siamo noi, siamo il corpo visivo, e questo quella con la C maiuscola, quella con la C maiuscola, piccola, 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 quella che si spaventa di dire le cose perché magari il mondo di oggi non le comprende. Ma insomma, Gesù Cristo non ha fatto questo, i martiri dei primi secoli non hanno fatto questo. Che ci interessa se siamo in 10? Francamente a me, Don Salvatore, se il mondo di oggi non mi capisce, io vi dico che una cosa così non va fatta perché un atto intrinsecamente cattivo significa che io non mercanteggio con l'aborto se sono cattolico, ma non me ne frega niente se siamo in 10 e gli altri milioni se ne vanno dall'altra parte. Ricominceremo al Colosseo con quei 10 che sono sopravvivono. Francamente sono un po' stanco del politicamente corretto, soprattutto nella Chiesa. Non ne posso più, ve lo dico con tutto il cuore, io sono contrario. Parliamoci però, nel politicamente corretto crescono i piccoli Gollum, che ormai, diciamo, per chi conosce il signor Rinaldi, sono dappertutto. Bisogna ricominciare a indignarsi e usare l'invettiva che la Bibbia ci insegna che si bisogna usare nei momenti della storia. Si usano, Gesù le usa. Non ce lo dobbiamo inventare noi, politicamente corretto è un cancro proprio terribile, io veramente spero che ce ne dimentichiamo. Dopodiché entrambi i relatori lancio uno stimolo per la discussione futura se ci sarà tempo. A me l'espressione che la libertà religiosa sia una legge di libertà non piace, credo che sia filosoficamente, storicamente, giuridicamente più diciamo un modo di dire che una verità. Velocemente Socrate, il padre della filosofia morale, perché ha inventato l'obiezione di coscienza in qualche modo, ha inventato la filosofia morale non perché per un rapporto con la religione, ma per una comprensione della struttura ontologica dell'essere umano. Prima ancora di professare una certa fede, l'essere umano ha una struttura libera.
Quindi la libertà come base ontologica dell'essere umano, prima ancora di definirsi come libertà religiosa, definisce l'essere umano, quindi quella dignità va rispettata anzitutto come libertà che poi si estende in vari modi. Poi quando si parla di libertà religiosa sempre in termini giuridici, cioè è una libertà nel senso di capire quando noi dobbiamo rispettarla agli altri, cioè è un discorso prettamente giuridico. Il discorso di libertà si sviluppa nella storia, nel senso di dire a che condizioni io devo rispettare, quindi c'è un diritto, un dovere nei confronti degli altri. Da questo punto di vista, anche storicamente, la storia dei diritti naturali e poi umani fondamentali non nasce con quella libertà religiosa, paradossalmente. Io qui lo lascio alla discussione successiva. A me sembra che bisogna recuperare un senso in cui la ragione è importante. Ma ci sono libertà di fondo che vanno garantite a tutti, a prescindere persino anche religioso. Mi collego anche alla domanda che era stata fatta, credo che sia un problema etico molto importante. Detto questo, mi zittisco e passo la parola ai relatori, ai moderatori successivi. Grazie. Grazie. Prima cosa che voglio dire è: aiutateci con il vostro contributo acquistando questo libro. Il prezzo di copertina è 24 euro, lo potete prendere anche con meno di 24 euro, non facciamo delle offerte, non facciamo gli sconti, però voglio dire quello che volete, quello che potete, però è importante che lo leggiate. Politica, diritto e religione in tempo di Covid, appunto dell'avvocato Fulvio Di Masi, Gen Adolf, che oggi purtroppo non potrà intervenire, ma ci saranno altri interventi. Io mi è stato concesso di fare un intervento, mi prendo 10 minuti, come vedete ho cancellato il dottor, come si mette questo non lo so, sembrava soltanto Paola mettere questo, ok? Ho cancellato il dottor perché non sono dottore, sto ancora studiando. Se non riesco a laurearmi prima di fine vita me la daranno a noi scouts. Allora, intanto saluto tutti, cosa che non ho fatto, salute, pace, amore e gioia infinita a tutti. Consapevole delle responsabilità che mi assumo con questo intervento, giuro di dire la verità, tutta la verità, intanto la verità. Il tema di oggi è etica, diritto, etica, religione, chi ci guarirà? Si sottintende, non c'è il punto interrogativo, ma si sottintende la forza della scienza o la forza della fede? Rispondo per ultimo al termine del mio intervento a questa domanda. A distanza di un secolo dall'istituzione del rapporto Flexner, Carnegie, Rockefeller, siamo ancora a dibattere se le vaccinazioni sono una panacea o uno strumento malthusiano della tecnocrazia per la depopolazione mondiale. Una delle certezze incrollabili della cosiddetta massa è che le vaccinazioni, oltre ad essere un efficace mezzo per impedire l'insorgere di malattie, siano anche innocue, cioè prive di effetti collaterali. Ad aver radicato questa certezza non è solo quel grande capolavoro della virologia che ha fatto credere di aver sconfitto le epidemie, ma soprattutto la propaganda mainstream, finanziata da noi stessi con i fondi per l'editoria e con i contributi Covid, oltre che i finanziamenti da Big Pharma e da speculatori finanziari travestiti da filantropi. A proposito dei media, se serve, voglio rammentare alcune frasi fatte, alcune citazioni, che comunque è bene ricordare. I media sono i maggiori responsabili del disastro che stiamo vivendo. Hanno il potere di creare e di distruggere, perché sono l'entità più potente della Terra. Dopo Dio, non vi chiedo, dopo Dio. I media controllano la mente delle masse, se non state attenti, vi faranno odiare le persone che vengono oppresse e amare quelle che le opprimono. I media hanno il potere di rendere colpevole l'innocente e di rendere innocente il colpevole. Basta citazione. Torniamo ai vaccini. Con grafici alla mano si può mostrare e dimostrare che molte epidemie erano già in calo prima dell'introduzione delle vaccinazioni. E dire soltanto questo provoca nell'interlocutore, sia medico che non, una sorta di reazione isterica che lo porta a negare che il calo dell'epidemia non sia dovuto alle vaccinazioni
Insomma, il dogma delle vaccinazioni non si può negare. Ma è proprio per questo, grazie a questo stato di prostrazione in cui versa l'intelletto umano, che il cartello farmaceutico approfitta per avanzare vaccini contro tutto, contro il cancro, contro il fumo, contro l'impulso allo shopping, contro la sfiga, mi perdonate, e persino contro la morte. Consapevole di tanta paralisi degli intelletti, Luc Montagnier anni fa ebbe a rivelare la vocazione teologico-messianica della medicina contemporanea, dichiarando che un vaccino contro la morte è ipotesi da prendere in considerazione, perché la via tecnocratica verso l'immortalità richiederebbe, oltre al vaccino, una rinuncia alla produzione sessuata, con beneficio della fecondazione artificiale e della genetica, che potranno programmare l'umanità come vogliono, il cosiddetto transumanesimo. Un giornalista chiese a Montagnier se non fosse pericoloso modificare ciò che è scritto nella natura. Il virologo tecnocrate rispose: da almeno un secolo la medicina va contro natura. Già ci troviamo nella lotta contro la natura e non vedo perché non dovremmo andare fino in fondo. Che dire, non si poteva incontrare la definizione più appropriata di quella dell'ibrido. Chi è ancora sveglio, si dovrebbe preoccupare, perché ciò significa che nel nostro paese, dopo essersi venduto come laboratorio mondiale sperimentale, come in parte del resto del mondo, non appena Eurostar senza scrupoli diranno sul mainstream, sui media, sulla Gay TV, che è pronto il vaccino contro il cancro, pronto il vaccino contro la sfiga e contro la morte. Purtroppo molti adoccheranno e le campagne di vaccinazione di massa continueranno. Questo è quanto. Questo nonostante da tempo le vaccinazioni non costituiscono più il capitolo più misterioso della storia della medicina. Oggi ci sono prove inoppugnabili che dimostrano non soltanto la reale inefficacia dei vaccini, ma che con prove incontrovertibili sono portatori di eventi avversi gravi, gravissimi e letali. Anche i sassi sanno che per provare l'efficacia dei meccanismi immunitari di un vaccino va soltanto la comparazione di grandi gruppi di vaccinati e non, il cosiddetto doppio cieco. Ma tranne la disastrosa esperienza indiana non si è più fatto e non si vuole farlo e nessuno si chiede il perché. Per quanto mi consta, dopo 150 trasmissioni televisive di Piazza Libertà, programma di informazioni che conduco su BioBlu, faccio uno spot pubblicitario, va in onda sabato sera alle 20:30, sulla narrazione di Covid, con oltre 150 ormai ospiti tra i più autorevoli del panorama medico, sanitario e scientifico, e senza scomodare l'indice di Hirsch con competenze di tutto rispetto, la conclusione sull'efficacia dei vaccini, a mio avviso, è questa. In nessuna epidemia di fronte a qualsiasi virus non si è mai registrata la differenza tra persone vaccinate e non vaccinate. Inoltre, al di là della lapalissiana e inconfutabile falsificazione dei dati di oggi per mano di soggetti senza scrupoli ai vertici delle istituzioni politiche, giuridiche e sanitarie, la regressione delle epidemie ha sempre avuto una regressione analoga nei paesi vaccinati come nei paesi non vaccinati. Da estremista e radicale difensore della libertà di scelta come sono, mi preme sottolineare che le mie osservazioni sulla non ricordano al valore etico, morale, civico del gesto di tanti operatori sanitari, di medici, virologi, biologi, immunologi, epidemiologi, nonché a quello di genitori e di insegnanti che hanno consigliato i cosiddetti vaccini. Voglio continuare a credere che abbiano agito in buona fede, credendo che il bene per se stessi e per i propri figli o anziani genitori fosse tale. Mentre nella maniera più assoluta non credo nella buona fede degli irresponsabili delle istituzioni politiche, giuridiche e sanitarie, a cominciare dalle organizzazioni che si sono comportate e continuano a comportarsi in modo criminale. Ne cito alcune: OMS, FDA, CDC, EMA, AIFA,
Centro Nazionale di Bioetica di cui abbiamo parlato questa mattina, l'Istituto Superiore di Sanità, l'ASL, delle quali hanno promosso quella che da subito, e come dire da ignorante, ho chiamato serializzazione sperimentale di massa, ma che oggi, a distanza di 3 anni, non esito a definire ciò che realmente sono, armi di distruzione di massa. Ed è forse per questo che oggi, come nel Medioevo e in età moderna, vi furono crociate e roghi contro Catari e Anabattisti, che non volevano il battesimo di Roma. Ora le crociate le fanno contro di chi, come me, difende la libertà di scelta, quindi contro la stragrande maggioranza di quei cittadini considerati terroristi, radicali, fanatici, sette, quando non assassini. Esattamente ciò che per quello che mi riguarda sono coloro che ce lo dicono. Noi in realtà rifiutiamo i vaccini perché non ci fidiamo del fatto che non sono stati messi molti contratti, a cominciare da quelli, come dell'assenza di conoscenza della composizione o della mancata sperimentazione, non di meno dell'assenza di assunzione di responsabilità delle case farmaceutiche, per non parlare dello scudo penale dei medici. Inoltre non ci fidiamo dei troppi metalli pesanti nessi contenuti e non ultimo dei non dichiarati materiali genetici ricombinanti destinati ad oscure mutazioni del DNA nella direzione voluta da una nuova casta di cosiddetti salvatori, per i quali, come al solito, l'intelligenza è peccato. E concludo dicendo che prima era tutto legittimato da una dottrina teologica, ora tutto viene legittimato da una dottrina medica, in cui attori, fautori e autori sono una quanto mai ambigua e sfuggente comunità scientifica internazionale che si avvale di un concetto di prova scientifica che non corrisponde più a quella etica, morale, civile, democratica, controllabile, propria della nascita della scienza moderna che opera in scienza e coscienza. Il sottoscritto, che non ha neanche né parte, fin dal marzo 2020, quindi fin da subito, ho scritto e riscritto, ho detto e ridetto che questa narrazione, che va avanti, ripeto, da 3 anni, era ed è un progetto di ingegneria sociale, massonico, sanitario, satanico, scusate, malthusiano, mondialista, ideato, promosso, organizzato dal Deep State, dallo Stato Profondo, che coinvolge in primis e in toto il Consiglio di Sicurezza del Dipartimento di Difesa USA, il cui scopo è la decimazione della popolazione. In un post, che è stato tradotto in un post, è un mio commento, una mia considerazione, è stato poi fatto un post che è diventato virale, che gira ancora su internet, avevo scritto che il medico che somministra intenzionalmente un'iniezione di cui non conosce il contenuto e gli effetti collaterali e non se ne assume le responsabilità è un mercenario con licenza di uccidere, in altre parole è un assassino. La domanda iniziale, in merito al titolo medicina, diritto, etica, religione, chi ci parlerà? Io, con tutto il rispetto per la scienza e per la fede, credo che l'unica cosa che ci possa salvare è la verità. Grazie. Allora, adesso è il momento di dare